Ben ritrovati cari amici di Robe da Fedagri. Oggi la nostra Elisa Colombo di Fedagri Piemonte ci ha portati a Piasco. Perché proprio qui? Perché sicuramente è una bellissima vallata, la Valle Varaita, ma perché qui c'è una bellissima storia. Visto che di recente abbiamo approfondito in più puntate il tema dell'etichettatura, che ha raggiunto una svolta importante, epocale, sul tema della filiera lattiero-casearia, ebbene qui c'è un'altra storia importante di etichettatura di buona cooperazione. Stiamo parlando di quella sociale, di quella del casolare. Sì, infatti parliamo di agricoltura sociale e direi che il casolare è un po' l'esempio da manuale. Ancora prima che nascesse la legge, che è stata approvata, la legge nazionale, la 141 del 2015, è stata appunto approvata un paio d'anni fa per dare proprio una definizione di agricoltura sociale, perché tante erano le esperienze che stavano nascendo ma poche le certezze, quindi serviva, diciamo, dare una cornice a tutte le belle storie che sul territorio italiano e piemontese si stavano nascendo. Il casolare è stato precursore dei tempi, è nato prima della legge sulle cooperative sociali, è nato quando ancora il termine agricoltura sociale aveva tutta un'altra accezione, proprio per coniugare questi aspetti, l'agricoltura e il sociale. L'agricoltura di fatto ha sempre avuto un aspetto sociale perché è sempre stata un po', diciamo, il centro, no, innanzitutto della nostra alimentazione, non per niente si chiama settore primario, e poi ha sempre catalizzato, diciamo, anche le persone che avevano qualche tipo di svantaggio, ma con la normativa che è stata appunto ratificata si dà proprio una cornice legislativa, vengono identificati gli operatori. Adesso siamo in attesa in realtà del decreto attuativo che definirà meglio quelli che sono proprio i soggetti che si occupano di agricoltura sociale, ma già dall'osservatorio emerge che queste esperienze stanno crescendo e sono molte quelle che si dedicano al 100% al settore agricolo, anche se, diciamo, la maggioranza delle cooperative è classificata appunto come cooperativa sociale. Perché diciamo che l'intento è, oltre a quello di creare posti di lavoro, è quello proprio di inserire delle persone che hanno delle difficoltà di vario genere, quindi possono essere magari handicap, possono essere problemi di tossicodipendenza, trovano nell'agricoltura un po' il loro rifugio, il loro sostegno, ma questo non significhi che non siano esperienze imprenditoriali, e il casolare lo dimostra, perché effettivamente, insomma, avremo modo in seguito di approfondire le progettualità e anche tutto il percorso di crescita di questa cooperativa da 36 anni a questa parte. Siamo insieme a Sergio per tornare indietro di 36 anni. Tutto è partito di qua, il casolare nasce qui dove c'era la stalla, dove un gruppo di agricoltori ha dato vita a una missione più che a un'impresa, quindi un'impresa dal cuore grande, uniti appunto dal desiderio di praticare la solidarietà sia a livello economico ma soprattutto a livello sociale. Sì, direi la cooperativa è nata appunto 36 anni fa qui in questo cortile. Lo scopo, l'ideale era quello di condividere il lavoro con le persone che avevano più difficoltà nel cammino della vita. L'attività poi si è sviluppata, ma lo spirito è sempre stato quello. Alle varie attività in campo agricolo, che erano l'allevamento, la coltivazione dei prati per i foraggi e una parte della frutta, si sono aggiunti nel tempo un punto vendita per la vendita dei nostri prodotti, un caseificio nel quale abbiamo iniziato a trasformare il nostro latte, e per ultimo la manutenzione delle aree verdi, che sono attività che tuttora continuano e sostengono la nostra attività. Oltre alla crescita, allo sviluppo della cooperativa, che è visibile anche dall'ampliamento delle attività e della base sociale, direi un grande merito che avete è stato di resistere negli anni in un settore non facile. Siete stati quasi precursori proprio della nascita delle cooperative sociali di tipo B per l'inserimento dei soggetti svantaggiati. Sì, noi una decina di anni prima della nascita, dell'uscita della legge sulle cooperative sociali, abbiamo iniziato l'attività con quello spirito, con quell'obiettivo, perché ci sembrava di dover in qualche modo, essendo giovani allora, anche a livello ideale rispondere a quelle che erano le spinte che arrivavano dal territorio, quindi le persone in difficoltà, le emarginazioni, i problemi di dipendenze. Questa è stata la nostra linea guida. Sicuramente resistere è stato difficile,
Dobbiamo però riconoscere che attorno a noi si è creata una ulteriore rete di solidarietà, di collaborazione, di aiuto, anche solo di amicizia, che ci ha sostenuto in tanti momenti così di difficoltà, ci ha portato a superarli e a guardare sempre avanti. E la bellezza della cooperazione è anche questo, cioè vedere come oggi si parla di avanguardia quando si è partiti parlando di svantaggio. Scopriamo come. Ed è qui nella stalla che c'è l'inizio di una filiera corta, cortissima, che si è andata nel tempo altamente specializzando, una filiera che traduce direi il senso di cura che voi trasmettete alle persone di cui avete scelto di occuparvi per reinserirle nel ciclo produttivo, quindi creando un ambiente di lavoro protetto e occupandovi di mantenere la stessa naturalezza e protezione del prodotto, in questo caso parliamo del latte, anche in un momento storico molto particolare, per garantire la stessa qualità della produzione al consumatore finale. Sì, biologici fino in fondo, insomma. Sì, direi di sì. La considerazione che bisogna fare è che la stalla, proprio per la presenza degli animali, è un ambiente molto adatto per le persone che hanno dei problemi, delle instabilità di carattere, dei problemi di umore, perché è un ambiente tranquillo, sereno e con una cadenza regolare dei ritmi che favoriscono anche le persone. E noi abbiamo cercato di vivere anche il rapporto con gli animali con il massimo rispetto, naturalmente tenendo conto del fatto che è un'attività produttiva e quindi deve dare redditività. Il passaggio al biologico è uno dei passaggi fondamentali che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, perché al di là del fatto che l'attività economica della stalla fosse in difficoltà per il basso prezzo del latte convenzionale, ma il passaggio ci ha permesso di capire anche che con una conduzione più tranquilla, più equilibrata anche per gli animali, meno spinta, diciamo così, nella produzione, si hanno dei risultati importanti anche a livello di benessere animale e di prodotto senz'altro più salubre per tutti. Ecco. Perché pensare di fare formaggio biologico? Qual è la differenza anche dal punto di vista della redditività a cui finalizzate il progetto? Sì, il formaggio biologico parte innanzitutto dal latte biologico, che è un prodotto nel quale il produttore si impegna e viene controllato nel non usare nessun tipo di concime, nessun tipo di prodotto chimico. Questo garantisce innanzitutto un latte che sia naturale in modo assoluto, e a ruota poi anche nel formaggio si trasmettono tutte queste caratteristiche e queste qualità. Abbiamo parlato prima di avanguardia e in effetti qui c'è un grande progetto di avanguardia che avete voluto lanciare usufruendo anche della popolarità che può avere la partecipazione delle persone che frequentano i social network, piuttosto delle persone che abitano nel paese, che sentono questa causa come causa comune. Formaggio per mattoni. Sì, è un progetto che stiamo lanciando in questo periodo. È partito da una riflessione. Noi per avere la filiera di produzione completa abbiamo la necessità di pensare a degli spazi nuovi in cui produrre il nostro formaggio, quindi un caseificio ben attrezzato con gli spazi giusti in modo da tradurre il nostro latte biologico in un formaggio biologico di alta qualità. Il primo passaggio che ci è sembrato corretto fare era quello di informare il territorio del nostro progetto, proprio perché noi nasciamo come esperienza del territorio e quindi è giusto confrontarci anche, chiedere un sostegno per un'attività che noi non sentiamo nostra propria, ma di un territorio che risponda alle esigenze di aiuto e di solidarietà di tutta la zona. Quindi la raccolta fondi nasce con questo obiettivo, di informare, di aiutarci anche nel ragionamento, nello sviluppo del progetto per poter fare la cosa migliore, le scelte migliori. Voi intravedete la possibilità di creare un polo produttivo a tutti gli effetti, con la trasformazione inclusa, che parta dalla stalla, si sviluppi poi nel caseificio e infine includa anche un punto vendita, ma anche un percorso aperto al mondo dell'educazione, quindi una stalla sociale, una stalla didattica e così via anche per il resto. Sì, ha detto benissimo. Il passaggio al biologico ci ha aperto delle prospettive nuove e ha fatto anche fare dei ragionamenti nuovi, quindi la produzione di formaggio con il nostro latte, la vendita, quindi il contatto con il pubblico per i nostri prodotti,
la possibilità anche di rendere usufruibile dalle persone un percorso all'interno della nostra stalla per conoscere anche la vita degli animali, per conoscere il modo di lavorare con gli animali. Partiamo quindi da un nuovo concetto di valorizzazione del latte. Mi dicevi tu prima, il latte biologico ha un sapore diverso, in cosa cambia? Noi abbiamo cambiato l'alimentazione dei nostri animali. Il passaggio fondamentale è stato la rinuncia all'insilato di mais, che è un prodotto difficile da produrre con il regime biologico. Siamo passati al sorgo, che è sempre un mais, però di più piccola dimensione, con esigenze di cura diverse. Poi naturalmente lo stesso fieno biologico, gli stessi mangimi biologici e anche probabilmente la vita meno stressata dei nostri animali, che hanno a disposizione degli spazi più ampi, che hanno a disposizione anche degli spazi esterni. Tutto questo sicuramente ha fatto sì che anche il gusto del latte si sia modificato, crediamo, in meglio. Ecco, questo progetto di polo lattiero caseario a cui ambite sicuramente ha un valore, un investimento a monte molto importante, anche dei tempi che vi siete dati, quali sono rispettivamente? Noi nei prossimi mesi abbiamo il piacere di conoscere qual è appunto la risposta che c'è attorno a noi sul territorio. Intanto stiamo predisponendo il progetto esecutivo per avere la chiara dimensione del nostro investimento e poi in base a... Naturalmente stiamo richiedendo tutte le autorizzazioni, supportati da tutte le associazioni, la Confcooperativa per prima che ha aderito subito al nostro progetto e quindi che l'ha appoggiato in modo completo. A quel punto vedremo di capire quale sarà la cadenza degli investimenti, in modo da farli con calma, farli bene e riuscire a renderli subito redditizi e ecco, che diano subito la svolta che noi speriamo alla nostra attività. Oltre alla qualità, la rintracciabilità completa del prodotto e alla sua sicurezza alimentare, qui c'è anche un progetto imponente di diversificazione, perché diciamo che la vostra linea andrà ampliandosi in modo significativo. Sì, nel nostro caseificio attuale abbiamo difficoltà a produrre tutti i tipi di formaggi che avremo in mente. Sicuramente nel nuovo caseificio avremo un'attenzione particolare al prodotto fresco, allo yogurt, ai gelati. Abbiamo anche idea di poter vendere la carne dei nostri animali biologici. Quindi è un progetto che dovrà veramente dare una svolta sia in fatto di numeri, questo lo speriamo, ma anche proprio in fatto di qualità e di bontà anche del prodotto. Esatto, perché i capi bovini sono sia da latte sia poi da macellazione, quindi c'è anche la razza piemontese. Sì, ci sono bovini da latte, abbiamo le frisone e le brune alpine. E poi abbiamo ancora un bel numero di mucche piemontesi. Le abbiamo tenute negli ultimi anni più per passione, perché sono frutto di una ricerca, anche di una selezione lunga nel tempo. E adesso il mercato si sta anche un po' muovendo e sicuramente chi consuma il prodotto biologico, conoscendo anche dove è prodotto e come sono trattati gli animali, può essere così interessato a consumare anche la nostra carne. Ad oggi qual è il vostro fiore all'occhiello, parlando di formaggi? Beh, uno dei formaggi più particolari che produciamo è il Testun del Fen, che è un formaggio di mucca che è prodotto in un modo particolare, per cui sembra quasi una testa ricoperta da capelli, che non sono altro che il nostro fieno biologico, ed è anche così un segno di speranza per le produzioni future. E riprendo questa bella parola, un segno di speranza, la ribalto sul nostro pubblico, grande pubblico, ai nostri telespettatori che possono diventare copartecipi di questo segno di speranza, direi cooperatori di questo bel sogno, di questo bel progetto. Quindi Formaggio per Mattoni è un crowdfunding, come possiamo aiutarvi e sostenervi? Ma prima di tutto andando a guardare proprio il nostro sito, perché lì c'è spiegato tutto, chi siamo, cosa vogliamo fare, anche c'è una parte molto bella in cui delle persone che ci conoscono, delle realtà che ci conoscono, appoggiano, comunque commentano questa nostra iniziativa. A noi farà anche piacere se sulla pagina Facebook ci sarà quello che amano fare i giovani, lo scambio di idee, di impressioni e quant'altro, perché tutto servirà per aiutarci appunto nel nostro cammino di crescita.
un'idea, una donazione. Siamo partiti, dicevi, 20 giorni fa e siamo arrivati già a 2.000 euro. Sì. Si vorrebbe raggiungere 200.000, però anche le idee sono preziose. Ma tu perché hai iniziato tutto questo 36 anni fa? Eravamo un gruppo di giovani che ragionavamo su tanti problemi a quell'età lì, sì, anche tanto idealisti, però a volte essere idealisti non fa male. Ragionavamo insieme sui problemi dell'emarginazione, della mancanza di lavoro, e crediamo ancora adesso che il lavoro sia una delle terapie più forti, sia per dare dignità alla persona, sia anche per aiutarlo a superare le difficoltà e i problemi della vita. La prima fase del progetto servirà per consolidare la nostra realtà, che nel corso degli anni è stata sempre più difficile da sostenere. Sicuramente un progetto come questo ad alcune persone, 4-5 persone, nel giro di poco tempo darà sicuramente lavoro, e crediamo possa darlo anche a persone che con delle disabilità, con dei problemi, perché questo è il nostro obiettivo.